ve lo giuro, dopo che ieri ho saputo che il Mantova si era fermato ancora, ho detto, eccola là, questa è la partita Renate Padova, dove, come al solito, il nostro vecchio caro Padova non riuscirà ad approfittare di un'altra piccola frenata del Mantova. Due pareggi di fila del Mantova, con l'Arzignano abbiamo vinto facile 4-0, però ho detto qua a Meda ci abbiamo perso l'anno scorso, ultima volta che abbiamo perso in trasferta, può essere, non me lo ricordo. Fatto sta che Torrente da quando è sulla panchina del Padova ha perso veramente pochissime partite, una di queste era proprio contro il Renate, e invece la vinciamo, ma quanta sofferenza. Primo tempo, Padova che parte bene, però il Renate dalla sua, nonostante siano 5 sconfitte di fila in casa e non segna da tantissimo in casa, soprattutto tipo più di 300 minuti, e dà dimostrazione della sua squadra tosta, che non ha nulla da perdere perché è comunque 12° in classifica, quindi tranquilla secondo me per la zona playout, salvezza, potrebbe magari dire la sua per un posto ai playoff, perché no, secondo me ha dei buoni giocatori. Boccalon, ragazzi, è un attaccante di categoria addirittura superiore per quanto mi riguarda. Interessante anche Baldassin, che mi sa che qualche volta potrebbe essere che ci ha purgato, ma ora non mi ricordo. Poi vabbè ragazzi, c'è Ombra, ho detto anche questa battuta nella live reaction che cercherò di portarvi tra poco. E tra l'altro io vi avevo anticipato che probabilmente questa partita non sarei riuscito a vederla, e invece un cambio di programma a lavoro sono riuscito a vederla, ho fatto la live reaction e mi sono goduto la partita, nonostante tante tante smadonne. Una su tutte, quanto abbiamo rischiato. Ad un certo punto Sorrentino in mezzo a 4 è riuscito a passare e stavamo per farci noi il gol nella nostra porta, però per fortuna poi non so chi ha spazzato quasi sulla linea, meno male. Coppia difensiva che mi piace tantissimo, sempre di più, Faedo, Dell'Icarri, strepitosi. Faedo, una grandissima sorpresa, graditissima sorpresa, ringraziamo la Virtus Verona. E Kirwan come terzino a destra e Favale preferito a Villa a sinistra, con vabbè, Donnarumma in porta, Krizetic, Varas e Fusi, stavo per dire Dezzi, scusate. E in attacco Liguori, Bortolussi, e mi pare, non vorrei dire una cavolata, ci fosse Tordini, perché ve lo dico anche qui, non ho visto le formazioni iniziali, perché appunto ho detto tanto devo recuperare tutto dopo, recupererò dopo anche la formazione, invece col cambio di programma non ho fatto in tempo a vedere le formazioni, a informarmi, e quindi potrei aver detto una castroneria, scusate tanto, però ragazzi qua dobbiamo brindare, perché io ho fatto una battuta, ho detto c'è Ombra in porta, c'è Liguori, perché non un'ombra di Liguori? E quindi brindiamo alla salute del nostro giocatore, che sta facendo un periodo clamoroso, sta attraversando veramente 11 gol in campionato, segna sempre gol decisivi, o che aprono il match e che poi magari lo chiudono, come in questo caso è solo lui che segna, quindi alla salute. Buonissimo, un bello spumante per festeggiare. Meno 4 dal Mantova, ragazzi, chi l'avrebbe mai detto? Era la stessa differenza che avevamo prima dello scontro diretto, quel infausto giorno, 8 gennaio se non mi sbaglio. Ma tanto avete visto la live reaction in tantissimi, quindi vi ringrazio comunque, anche se per un per un'occasione molto molto brutta per i nostri colori. E stavo dicendo appunto l'occasione di Sorrentino, e poi nel secondo tempo, ragazzi, si chiama Bomber Fusi, però i gol io non li vedo, un gol in coppa, zero in campionato, e si sbaglia tanto, lui sbaglia tanto. Come ha fatto a sbagliare quel gol davanti alla porta? Dovete spiegarmelo, dovete spiegarmelo. Io ti voglio bene Pietro, io voglio bene a tutti i giocatori, però Pietro, per favore,
più freddo davanti alla porta, i tuoi gol potrebbero servirci, perché comunque qualsiasi gol in più serve. E un gol così non lo puoi mangiare. Non lo puoi mangiare, eravamo 0-0, non te lo puoi mangiare un gol così. Perché abbiamo rischiato. E nonostante il gol nostro, abbiamo rischiato. Perché il Renate è una squadra, l'ho detto, tosta. E ha veramente dato del filo da torcere a Donnarumma, alla difesa. E comunque, secondo me, appunto, una squadra che magari, se avesse un po' più di fortuna, anche un po' più di freddezza davanti alla porta in attacco, devono migliorare qualcosa, potrebbero ambire a un posto playoff, perché sulla carta almeno hanno dei giocatori veramente, veramente importanti, appunto Bocalon su tutti. E quindi era difficile. All'andata io ero allo stadio e finì 0-0, c'era ancora Pavanel sulla panchina, stavolta c'è Colombo, Alberto Colombo, però ce l'abbiamo fatta. Importante. Poi vabbè, dettagli sulla prossima partita che non so se vedrò, e dipende molto da varie cose che vi dirò. E purtroppo il Vicenza riposa, mi dispiace per loro, per quello che sta succedendo a Vicenza, ma ovviamente beati loro, saranno più riposati per la partita che hanno saltato, dovevano giocare contro il Fiorenzuola. E speriamo che questo non incidi troppo. Un derby è sempre un derby, quindi una partita molto complessa. L'andata lì da loro pareggiamo 1-1 con il cucchiaio di Radrezza sul rigore. Speriamo che il Mantova possa continuare a perdere punti, che però noi ne dobbiamo approfittare sempre. Pensiamo a noi, e si sta riaprendo. Molti comunque ancora non ci credono, però la matematica dice meno 4, quindi un po' io ci credo, come magari molti altri non ci credono, però la matematica sta dicendo questo. Quindi noi però ovviamente pensiamo a noi, non pensiamo a loro e a nessun altro. Pensiamo a noi. Ancora un goccettino, perché no? Alla salute. Mettete mi piace, un commento, condividete il video. Seguitemi su tutti gli altri social. E iscrivetevi al canale, mi raccomando. Alla prossima, un brindisi. Ciao a tutti.